un abbattimento atteso da anni, una giornata storica per il Grappa, un passo importante sul sentiero per ridare lustro a tutta l'area tracciato a inizio settembre con il riconoscimento del Monte Grappa come riserva di biosfere UNESCO. Alla presenza del commissario generale per le onoranze dei caduti, il generale Gualtiero Mario De Cicco, sono iniziati i lavori di demolizione dell'ex base NATO nell'area del sacrario di Cima Grappa. L'obiettivo è quello di ridare alla montagna un aspetto fiero e incontaminato. Questo abbattimento per noi significa restituire decoro e dignità all'area sacra, quindi ripristinare l'aspetto originale di quando è stato costruito il sacrario negli anni 30 e soprattutto si restituisce alle comunità locali la montagna nel suo naturale stato originale. Inizialmente previsti per i primi mesi del 2022, i lavori di abbattimento hanno subito un'accelerata grazie anche all'intervento della Regione Veneto. L'attività sostanzialmente comprende due fasi, una prima fase che è iniziata questa mattina della durata di circa 10 giorni, che prevede la demolizione vera e propria dell'ex base NATO, delle strutture annesse, di un traliccio per le comunicazioni che si trova nella zona arretrata del sito in cui ci troviamo. Successivamente si avvierà una seconda fase, che è la fase di recupero dei materiali inerti e di triturazione dei residui. Anche quella dovrebbe avere all'incirca una durata di 20 giorni lavorativi, sempre salvo condizioni favorevoli. Dovremmo concludere questa attività entro il mese di novembre. In primavera si provvederà a ricoprire l'area della demolizione con terreno, piante e alberi per ricostruirne l'aspetto originale. Il passo successivo sarà il restauro di tutto il complesso di Cima Grappa con i sepolcreti, la caserma Milano e la galleria Vittorio Emanuele III.